E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con un'arma nuova, un'arma relativamente nuova perché ormai è da 3 mesi che è uscito Azzardo Eccelso, ma è un'arma di Azzardo Eccelso e sto parlando del Fame Ruggente che andremo ad usare con una cosa un po' particolare di cui adesso andrò a farvi vedere. Innanzitutto siamo sul canale di Andre, quindi lo ringrazio tantissimo per avermelo prestato perché lui è sculato e ha droppato tutte le armi di Azzardo Eccelso, io no, ovviamente solo mitragliette e niente, quindi andiamo subito a vedere come funziona questo automatico. Questo automatico Fame Ruggente è un automatico da 600 proiettili al minuto, quindi una cadenza molto molto alta, e Ander l'ha droppato con il God Roll che si droppa appunto da Azzardo Eccelso. Andiamo però subito a vedere quali sono i perk. Abbiamo un telaio adattivo, quindi un'impugnatura di ottima fattura, affidabile e resistente. Direzione controllata, una canna leggermente ventilata che controlla notevolmente il rinculo e aumenta la maneggevolezza. Caricatore aggiuntivo, il caricatore di quest'arma è progettato per una capacità maggiore, aumenta il caricatore, perk che è strettamente collegato al perk straripamento. Infatti questo perk ci permette di aumentare il caricatore oltre la normale capienza, raccogliendo munizioni speciali o pesanti. Vi faccio subito vedere che il caricatore ha già di sé 56 colpi, che è veramente tanto. Con questo perk arriva ad un numero allucinante di cui poi vedremo. Inoltre ha anche furia, quindi vabbè, furia lo conoscete, quindi riusciamo a fare veramente delle cose allucinanti. Il tutto l'ho accompagnato con la maschera monocchio per riuscire a fare una combo che, raga, è veramente devastante. Uso il cecchino solamente perché mi serve una secondaria per il perk straripamento, che è il nucleo centrale di questo video, ma che adesso andremo subito a vedere in partita. Ok, fortezza, controllo. Adesso ragazzi vi faccio subito vedere qual è la cosa fighissima di quest'arma. A parte il fatto che vabbè è un automatico, 600 colpi al minuto, anche abbastanza un rinculo abbastanza basso, ma la cosa particolare, la cosa bellissima di questo automatico è quella che vi sto per far vedere ora. No, lontano. Ok, questa è una vera delle speciali. Intanto vedete che il caricatore da 56 colpi, guardate appena prendo le speciali, 112 colpi raga, e in più anche furia. Penso abbiate capito qual è l'obiettivo di questa combo, ovvero con la maschera monocchi. Cioè raga, è qualcosa di allucinante. Avendo 112 colpi e avendo furia, le kill sono molto più facili. Mi sto picciando un po'. Le kill sono molto più facili perché ovviamente abbiamo un pompa contro. Dicevo, le kill sono molto più facili perché abbiamo furia attivato. Quindi sia per uno, per due, per tre, su un automatico furia fa sempre malissimo, raga. Tra l'altro abbiamo colpi infiniti. E vabbè, questi c'ha le pesanti. Abbiamo colpi infiniti e in più appena killiamo recuperiamo anche la vita. Quindi cioè, tipo, possiamo farci un 1v84, basta che non uccidiamo uno. Ecco, l'unica pecca forse è che in questa mappa siamo un po' lontani. Poi il bello è, capito, io inizialmente quando Andrew mi ha raccontato del perk pensavo che fosse una cosa del tipo: se prendi le pesanti ti dà un sacco di colpi, se prendi le speciali te ne dà 10-20 in più. Invece no raga, Uccidilo, bravissimo. Invece no, cioè ci dà 112 colpi ogni volta che prendiamo una qualsiasi munizione. Per intenderci è tipo il perk della Culeo, ovvero quello che quando fai una kill ti dà la pallina e ti ricarica il caricatore. Solamente che qua puoi anche non killare. Non è sicuro che quando killi te le dia, però volendo puoi anche non killare. Guarda, guarda, guarda. Ecco. Così, tranquillo, ci facciamo 1v2, tranquillissimi. Cioè, è proprio semplice, raga. È bellissima quest'arma, spero di dropparla. Ecco, l'unica cosa forse è che non è facilissimo mettere i colpi in testa, essendo un automatico così ad alta cadenza. Crepa, ok. E poi vabbè, certo, in un meta del genere è difficile trovare le munizioni speciali per terra, quindi quando uccidiamo nemici non è quasi sicuro che riusciamo a sovraccaricare il colpo. Ok, ho sparato abbastanza cazzate. No, questo è il nostro amico, quello no, però non c'è chiappo, questo sì. Aia, quanto mi ha fatto male questo lanciagranate. Cioè l'automatico, raga, da vicino spacca, senza parlare dell'arma, cioè del perk in generale. L'arma da vicino fa veramente molto molto male.
Ecco, non ha un'ottima gittata, ma come anche logico che sia, perché essendo un'automatica da 600 colpi al minuto. Ovviamente dovete considerare che questa è un'arma nettamente fuori meta. Cioè non è un cannone portatile, non è un impulsi, quindi non è un'arma, diciamo, che possa forse porca miseria, ma questo con sta vetta mi sta facendo malissimo. Penso sia la vetta. Non vi stupite se non ha niente di che in alcuni casi. Però secondo me, ragazzi, dopo il nerf potrebbe tranquillamente stare dietro ad un... No, forse ho detto una cazzata. Però, insomma, quello che volevo dire è che il time to kill dell'arma non è altissimo. Questo che dovete considerare. L'uso che ne potete fare è veramente molto buono. Cioè, un perk del genere, se lo applicassero su tutte le armi, cioè se fosse un perk che si può droppare su qualunque arma, sarebbe devastante. Infatti spero sinceramente da un lato che non lo facciano. Una cosa orribile, non la devo fare mai più. Infatti sono stato punito perché... Ecco, la cosa forse un po' stupida secondo me è il fatto che un perk così forte, perché è obiettivamente un perk forte, raga, sia stato messo in un'arma normale, tra virgolette. Nel senso, non è un'arma che prendi se fai un qualche particolare obiettivo, oppure un'arma che devi farmarti particolarmente. Cioè, un'arma che si droppa a culo. Quindi, idealmente, potresti farti una partita di azzardo eccelso e dropparla. Ma adesso vediamo la seconda partita. Non dovrei aver giocato malissimo, ma ci sta, dai. 26-3-25. Rateo buono, magari non tante kill, però ci sta, dai. Voglio farvi vedere quanto cazzo è cazzuta quest'arma, perché, cioè, raga, è fortissima, è qualcosa di allucinante. Ok, rappresaglia, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. No. E vabbè, ma raga, questo come ha fatto? Ma ti ha dato 3 frecce in mezzo secondo. Come cavolo è possibile? Dai, monocchio, però, su. Allora, sto facendo un po' schifo. Devo un attimo riassettarmi. Però, raga, come vi ho detto, l'arma ci sta un botto. Il perk ci sta veramente tantissimo. L'unico problema è che il time to kill è quello che è. Che questi giocano solo in team shot, quindi io non posso respirare. Però, dicevo, sì, il time to kill non è bassissimo. Quindi, diciamo che trova un attimo difficoltà nel fare la prima kill. Poi con Furia si aggiusta tutto quanto, col perk si aggiusta tutto quanto, però insomma all'inizio non è l'arma migliore che ci sia. Ecco, forse una cosa che si potrebbe modificare è la gittata, nel senso che... Via. Nel senso che forse se avesse un prodigio sulla gittata, oppure su qualcosa, una modifica che gli aumenti la gittata, questo mi aiuta tantissimo, però questo è scarso, un po' tanto scarso. Dicevo, se avesse un qualcosa che gli potesse migliorare la gittata in qualche modo, una modifica, un prodigio, avrebbe quel minimo in più che riesce a fargli fare di meglio. No, questo c'ha la pozza. Non lo sciotto manco con la spallata. Quest'altro sì, però... Vedi di morire, grazie. Ok. Giusto, raga, giustissimo. Raga, sono sempre in due questi, è incredibile. Non ce la fanno a stare da soli. Dai che c'è Furia. C'era uno dietro. Vabbè, raga, ma la manocchio funziona. E anche il pandemia, raga. Il pandemia... È un degno avversario, nel senso che la gittata è quello che... Porca. La gittata è quello che lo fa vincere, secondo me. Perché vedete, prendendo tutti i colpi in testa, il danno si fa. Con Furia tanto più. Dovrei avere Furia per due, no. Non so per quale motivo. Penso di star giocando un attimino peggio rispetto a prima. Però di qui... guarda quanti so, raga! Una kill così ma sono dovuta prendere, giusto per rompere il cazzo, perché... Ma come fa a aver sempre le pesanti quest'uomo? Sta uccidendo solo con azione migliore, ma non è possibile, ma finiscilo un attimo. Guarda, ancora questo lanciagranate, non è possibile, raga. Vabbè, io non posso spawnare. Questo c'ha ancora le pesanti, no raga, non è possibile. Ma come cazzo fare ad avere sempre le pesanti? Ma ti stacchi la testa, morti, per favore.
Ok, abbiamo finito, penso di aver giocato bene, l'ho detto. Vabbè, 30 kill, 1,58, pensavo peggio, ho fatto abbastanza kill. Quindi ragazzi, vi dicevo, l'arma ci sta, il time to kill non è proprio bassissimo, diciamo che non è all'altezza delle altre armi, ma comunque è un automatico, quindi non è nel meta, ci sta. Però il perk, ragazzi, è qualcosa di allucinante. Magari in PvE, Andrea lo usa soprattutto in PvE, io lo uso soprattutto in PvE, ci sta tantissimo, perché, vabbè, magari le speciali le droppate poco, questo è vero. Però quando vi si attiva il perk, è come se aveste la pozza, cioè non dovete mai ricaricare, ci sta un botto. Quindi in generale, a me piace, è una buona arma, considerando che è un automatico, a me piacciono gli automatici. L'avrei preferito, come ho già detto, con un prodigio sulla gittata, in modo da poter, appunto, aumentare questo piccolo lato negativo dell'arma. Però, tutto sommato, è una buona arma. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate e condividete. Tra tutti quelli che conoscete e che non conoscete, lasciate la bellissima Steve Jenks su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo con questa descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul. E la tua luce. È